Si è partiti quest'anno, anche se a causa dell'emergenza coronavirus non si sono potute organizzare grandi feste. Il 25 marzo si è celebrato il primo Dante Dì ed ora in poi ogni anno, proprio il 25 marzo, sarà la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Lo ha deciso il Ministero dei Beni Culturali ad un anno dalle celebrazioni del 2021, quando ricorrerà il 700° anniversario dalla morte del poeta. Anche Somma Lombardo in prima linea per rendere omaggio a Dante. Buongiorno a tutti, è il Dante Dì e in qualche modo anche la città di Somma aderisce al Dante Dì e quindi il sindaco e alcuni assessori hanno preparato per voi alcune letture tratte appunto da quello che Dante ha scritto. È il primo anno che viene promosso il 25 marzo questa giornata del Dante Dì ed è un anno del tutto eccezionale, come tutti noi sappiamo, perché stiamo vivendo in un momento del tutto eccezionale. Quindi accettate le nostre letture come segno di rispetto per la cultura italiana e per l'importanza, in questo caso, di Dante, uno dei padri della cultura e della lingua italiana, e accettate appunto le nostre letture con il massimo rispetto e fatte col cuore prima ancora che con la testa. Né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito d'amore, lo qual dovea Penelope far lieta. Vincer potero dentro di me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno, con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò gli suoi riguardi. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanta picciola vigilia. Di nostri sensi che del rimanete non vogliate negar l'esperienza di dietro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi tua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui fuoco nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso in tra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietade, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontade. Tanto gentile e tanto onesta par la donna mia quand'ella altrui saluta, con le lingue de ben tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cor che intender non la può chi non la prova. E par che delle sue labbia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospire. Lo duca e io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo, senza cura aver d'alcun riposo. Salimo su, è il primo, e io secondo, tanto chi vidi delle cose belle che porta al ciel per un pertugio tondo. E qui riuscimmo a riveder le stelle. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso, dagli occhi miei alquanto circospetta. Dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurar lo cerchio e non ritrova? Pensando quel principio ond'egli indige. Tal era io a quella vista nova, veder voleva come si convenne, l'imago al cerchio e come vi si indova.
ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. E l'alta fantasia a cui mancò possa, me già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota, che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Un messaggio di solidarietà e di amicizia, quello inviato alla Giunta Bellaria dalla Valette du Var, comune francese gemellato con Somma Lombardo. Nelle scorse settimane il sindaco di La Valette du Var, città gemellata con Somma Lombardo, Thierry Albertini, ci ha scritto una bella lettera di incoraggiamento. Ora sappiamo che anche la Francia sta affrontando le difficoltà legate alla diffusione del coronavirus. Quindi l'Italia, la Francia, l'Europa sono unite per sconfiggere questo misterioso nemico. Quindi vogliamo, come dire, far sentire anche al nostro amico Thierry Albertini e a tutta la popolazione di La Valette du Var anche la vicinanza di Somma Lombardo. Insieme ne usciremo, insieme ce la faremo. Ora un grosso abbraccio virtuale in attesa magari finalmente di potercene fare uno dal vivo.